ambizioni di classifica diverse, con una partita che però nasconde tante insidie per il Sainz, che sta vivendo una fase di stagione molto travagliata con il cambio del campo di gioco, per ora l'addio momentaneo al Fortino di Merate, oggi in diretta dal Cambini di Milano, un teatro storico nel quale tu, Daniele Mennini, buon pomeriggio, ben ritrovato. Ciao, ciao Pietro. Hai avuto il piacere e l'onore di giocare in diverse occasioni, cambia la casa dopo Bussero, vengono a giocare al Cambini la squadra di Danilo Lemma, che deve fare a meno di Assi, che si è fatto male in settimana. I sardi sono nei bassi fondi della classifica, cercano punti per provare a rispondere alla vittoria importante del Milano in settimana sul campo dell'Aosta al Monflori, 4 punti per la formazione di Mister Cocco, che insieme al Monastir è lì praticamente nelle due posizioni che portano alla retrocessione diretta in Serie B. Eh sì, oggi è un crocevia secondo me per ambo le formazioni, perché sicuramente la squadra sarda deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili della lotta alla retrocessione, deve per forza fare i punti. Ora siamo arrivati a fine gennaio, febbraio alle porte, i punti iniziano a essere pesanti. Questo non è un campo facile. Sì Pietro, ci ho giocato tante volte, tante battaglie contro veramente delle grandissime squadre, come allora era il Toniolo, insomma, quindi sicuramente questo è un campo che ha un po' di storia di futsal. Per quanto riguarda i Sainz, questo è un po' anche l'ago della bilancia secondo me per quello che resta della stagione. Possono ambire playoff? Credo di sì. Tutto passa da queste vittorie, però, che sulla carta, come hai detto te, sembrano facili. Però queste sono partite che vanno prese con le molle. Sappiamo che non c'è il portiere titolare, che sconterà l'ultima giornata di squalifica. Cardaba sì. L'argentino, stavamo parlando appunto prima con Mister Lemma, purtroppo è dovuto tornare in Argentina per problemi familiari e non è stato sostituito, perché purtroppo è stato comunicato un po' troppo tardi, e quindi insomma ci sono anche un po' dei problemini per Mister Lemma, però insomma sulla carta, ecco, è una gara da vincere, punto. Mister Lemma che sceglie l'Aurora tra i pali con i 4 di movimento, e qui voglio proprio la prima analisi, che sono Schusterman, Caglio, Caruso e Jacobuzio. Beh, allora, innanzitutto manca un ultimo, no? Manca un centrale difensivo, essendo andato via appunto il ragazzo argentino. Torna Marabotti da oggi, e questa potrebbe essere sicuramente una novità. Dobbiamo vedere come sta, perché comunque sappiamo che Luca si è operato ai crociati, quindi secondo me all'inizio farà un po' magari più di fatica da un punto di vista emotivo, non tanto da un punto di vista tecnico-tattico, però sai, tornare in campo dopo un crociato è sempre un punto interrogativo da un punto di vista umorale. Cioè, è bello rivederlo nella lista dei convocati, tra l'altro lui con il suo mancino atomico ha la possibilità di poter fare male magari sulle palle native, una delle sue specialità che tu hai avuto modo di allenare ai tempi dell'Aurora. Andiamo a vedere anche il Sestu con le scelte di Cocco, perché ci sono anche qui delle situazioni interessanti da poter valutare. Allora, innanzitutto leggiamo l'elenco dei giocatori a disposizione, con il numero 2 Kleber, con il 4 Cabras, con il 5 Sassu, con il 7 Lorenzo Azzeni, 8 Enrico Cocco, che poi anche il mister una vita sulle panchine in giro per la Sardegna, con il 9 c'è Andrea Cau, con il 10 Matteus, l'11 Kleber, il 14 è Ramon, con il 17 c'è Giannattasio, il 20 è Lecca, e con il 27 il giocatore ceco Danek. Sì, portiere cieco, l'On 2000 appena arrivato, lo stavo proprio osservando prima nel riscaldamento, mi sembra un portiere quadrato, nel senso che è abbastanza tosto da un punto di vista fisico, e l'ho visto leggermente un po' troppo sulla linea, non so se era solo il riscaldamento, però ecco, mi è sembrato questa cosa, l'ho colta, che giocasse un po' troppo indietro, però insomma è tutto da verificare. Per completezza di informazione diamo anche i giocatori che saranno a disposizione di Danilo Lemma, che sono Loris Giraldini, il secondo portiere, con il numero 2, Riccardo Esposito con il 3, Marabotti, l'hai nominato tu, con la maglia numero 6, Giorgio Zaninetti con la maglia numero 7, con il 9 Personeni, con l'11 Luca Mauri e con il 15 Riccardo Milani, tra l'altro lui che è finito nel giro della 19 della nazionale, under 19, a testimonianza di quello che andiamo predicando da anni, che
se vengono mandati gli osservatori in queste categorie si possono trovare giocatori di talento. Ma scherzi, due cose su Milani, innanzitutto su un settore giovanile che sta lavorando forte, soprattutto sulla 19, nel senso che stanno tirando su dei giocatori che poi si ritrovano in prima squadra, che è un po' il sogno di ogni società, no? Avere dei giocatori che si fanno la propria gavetta e poi possono approdare in prima squadra, anche perché così si dà modo ai giocatori di anche avere un obiettivo finale, no? Ai giovani, e andare a vedere... avere come modello in casa dei giocatori. Milani è un giocatore che, insomma, noi che insomma siamo qui un po' in Lombardia già lo conosciamo, l'abbiamo visto tante volte e sappiamo che tipo di giocatore è, ma soprattutto può diventare. Di certo la fortuna di Milani è che allena il miglior tecnico lombardo, sì. Non me ne vogliano gli altri, ma per me è Danilo Lemma. Danilo Lemma che sta prendendo posto in panchina, sarà una grande sfida, quella che vi trasmettiamo oggi sulla pagina del Sainz Pagnano contro il Città di Sesto, quasi un testa coda tra le ambizioni della formazione emeratese che vuole riprendere la corsa verso la zona playoff. Tra l'altro chiudiamo il discorso su Cardaba, Daniele, un'assenza senza nulla togliere all'Aurora che oggi sarà tra i pali, dovrà difendere la porta del Sainz, che però è pesata magari anche e soprattutto per quanto riguarda il discorso dei punti magari un pochino persi, perché avere Cardaba in porta magari avrebbe potuto dare al Sainz quella sicurezza in più per cercare di puntare ai primi quattro posti. Tra l'altro Sainz che ha in mano la qualificazione dell'Ecco, perché se mercoledì va a fare il risultato a Verona contro l'Hellasi, l'Ecco chiude quarto il girone d'andata e quindi va a fare i playoff per andare alle finals di Serie A2. Eh sì, questo è un incrocio simpatico, diciamo così. Discorso l'Aurora, terzo portiere, 99, si è ritrovato catapultato dall'essere titolare dell'Under a essere titolare della prima squadra, sicuramente ha fatto bene, perché poi nelle partite che ha dovuto sostituire Cardaba e anche Girardini stesso, che anche lui purtroppo è stato prima fermato da un incidente e poi dal Covid, si è trovato titolare. Sai, per un 99 esordire in A2 è tanta roba, sia da un punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista morale, perché ti dà consapevolezza. Guarda come si sta predisponendo il Sesto per aggredire subito il calcio d'inizio del Sainz. Pressione alta subito? Per forza, sai. No, secondo me, arrivati a questo punto, devi giocare su ogni pallone, in ogni parte del campo, e soprattutto devi tenere, secondo me, i vari Schusterman, i vari Jacobuzio, i vari Caglio lontano dalla tua porta. Quindi più alto giochi, secondo me, e più possibilità hai di... È iniziata subito la partita con la palla giocata in parallela per Schusterman, primo contatto con la rimessa che sarà in favore del Città di Sesto, che gioca in maglia rosso-blu, Sainz in maglia bianca, occhio all'intercetto da parte di Schusterman, sale il portiere che prova ad andare a calciare. Ecco Dani, anche all'europeo stiamo vedendo questa situazione proposta da Danek, tanti europei portieri che stanno riprendendo questa moda di salire e alzare e creare superiorità. Ma ormai sai, il fatto della pressione ormai è abbastanza assodato, nel senso tutti giocano con una pressione forsennata, pressione alta, e quindi si cerca di trovare delle... Occhio, attenzione che prova ad andare sulla corsia di sinistra la squadra ospite, ottima qui la chiusura da parte di Caruso. Vediamo il movimento dei sardi che vanno alla conclusione, pallone che viene murata ancora una volta dal corpo di uno dei Sainz, altro piazzato interessante per la squadra di Cocco. Eh sì Pietro, finisco di dire che appunto si tende anche a questo punto a giocare anche con il portiere come uomo di movimento per uscire dalla pressione. Pallone picchiata dentro, non ci arriva però nessuno, riappoggiato alla sfera a Danek, lancio lungo, c'è un contatto sull'Aurora, vediamo se viene assegnato il primo fallo dopo nemmeno 50 secondi effettivi di gioco, è arrivato un fischio da parte del secondo arbitro, così conteggiato il primo fallo al Sesto per la carica sul portiere del Sainz. Caglio, che viene affidato a Schusterman, Jacobuzio, Caruso, Jacobuzio,
portata la palla in parallela per Schusterman che cerca di andarsene, c'è un altro contatto che non viene però punito dall'arbitro, spera che è rifinita tra le mani di L'Aurora, e ancora possesso Sainz. Jacobuzio allarga ancora sulla sinistra, cercata ancora la verticale, occhio al sesto che prova a sfondare. Altra chiusura da parte dell'ex capitano dell'Ecco, rimessa laterale, Sainz che sta aspettando un po' il sesto, che sta invece cercando di tenere un po' più alto il ritmo della contesa. Arriva qui il primo fallo anche a carico dei Meratesi, causato da Schusterman, 1-1 sul computo delle irregolarità. Sì, perché qui Schusterman secondo me si è innervosito già dal contatto prima con Kleber, da quella sportellata che ha preso sul mento. Non era una gomitata assolutamente, era solo un gesto di protezione, però sai, Kleber da 20 cm a tutti in campo, quindi inevitabilmente è andato a colpire sul volto Schusterman, ma insomma i primi falli secondo me serve anche molto ai giocatori a capire che tipo di arbitraggio sarà, quei mezzi contatti che magari qualcuno lascia andare, altri sanzionano. Laterale Sainz, Jacobuzio cerca l'imbucata, non gli riesce, ancora per il problema che viene gestito, altro contatto non fischiato, occhio alla ripartenza della Città di Sesto, arriva in maniera regolare Caruso che poi non riesce a tenere in gioco il pallone. Ecco, mi sembra di capire, con intanto sembra forse un richiamo a Danilo Lemma che sta parlando con il primo arbitro, che certe spallate, certi contatti oggi li lasciano andare. Sì, molto... molti interventi secondo me fra i giocatori in campo, ci sono tante scintille, segno che questa gara vale. Nei Sainz vediamo come Jacobuzzi è partito a fare l'ultimo in questo caso. Gestione del pallone da parte del Sestu, la difficoltà però a uscire con la pressione alta da parte del Sainz, che adesso sembra voler prendere un pochino più di metri nella metà campo sarda per provare, Dani, a anestetizzare magari queste uscite che stanno cercando di fare con Matteus e Kleber. Sì, ora secondo me i Sainz devono iniziare a girare la palla come sanno, devono ovviare a questa pressione alta del Sestu, L'Aurora, esattamente, e cercare le spalle degli avversari. Altro pallone che viene recapitato da Denek nelle mani di L'Aurora, e altro possesso per il Sainz. Schusterman mette il mirino sulla porta, prende il materasso di sostegno alle spalle della porta del portiere sardo, il primo squillo da parte di Schusterman che ha un discreto destro. Sì, però secondo me avrebbe dovuto servire Caruso, che aveva preso molto bene le spalle del proprio avversario. Occhio qui, la palla giocata in banda, il tiro, L'Aurora chiude in rimessa laterale vicino l'angolo, quindi sarà una situazione molto simile al piazzato. Qui si è fatta trovare un po' scoperta la retroguardia dei bianchi. Molto bravo Ramon, andare in banda, poi attaccare poi con il suo sinistro da lì, non era facile trovare un angolo, ha trovato il calcio sotto le gambe, ma L'Aurora è stato molto bravo a mettere il ginocchione. Altra rimessa per il Sestu, che sta dimostrando che è partita vera. Imbucata ancora su Ramon, palla sul mancino, chiama a calciare, palla che viene però scagliata contro il muro del Cambini. Jacobuzio, Schusterman, ancora Schusterman che ha ricevuto da Caruso, prova a cercare il movimento di Jacobuzio, prova la ripartenza adesso la squadra ospite, sinistro! È il vantaggio della Città di Sesto con una fucilata che batte L'Aurora, cambia il parziale, Sesto in vantaggio al Cambini 1-0. Qua Renan, insomma, si è fatto trovare pronto, palla giocata in uscita dai Sensi, secondo me un po' troppo molle, troppo centrale, palla poi è finita appunto al numero 2, il rosso, che non ha fatto altro che spaccare la porta. È stata una bella conclusione, però questo fa capire che queste palle che sta giocando i Sainz, molto centrali, questa verticalità, vanno giocate molto più profonde, bisogna giocare con la profondità, queste palle in mezzo al campo ti portano inevitabilmente, ecco, piuttosto questa, gioca questa se vuoi giocare in verticale, quelle pallette lente, centrali sono un delirio, perché poi è un 3 contro 2 sicuro. Molta pigrizia su quella palla, cose che di solito
nel calcio a 5 proposto da Danilo Lemba siamo proprio agli antipodi, no? Con queste palle pigre non vengono tollerate. Occhio al Sainz che prova ad attaccare sulla banda di sinistra. Ma sai, perché sia Schusterman che Caglio sono dei finti pivot, no? Nel senso, non sono il classico pivot alla Pozzi, per capirci, del Milano, esatto, che riescono a far tenere sulla squadra, quindi sono un po' più piccolini e non ti danno quel gioco, quindi Lemma sta cercando di sviluppare molto più magari in 4-0 e sicuramente poi provare a tutto nella fase di non possesso con una pressione molto alta. Ancora il sesto che prova a uscire, intercetta Iacobuzio, prova a tenerla viva Schusterman, si mette a affrontare la porta, uno contro uno del numero 8 che però non trova spazio, allora respira con Iacobuzio. Si dimentica il pallone Caruso, che non mi sembra entrato benissimo in partita per ora, Dani. Schusterman e Iacobuzio. Caruso, Caglio viene a giocare tra le linee. Ancora Schusterman, si mette frontale, vediamo se prende ritmo il numero 8. Si ritorna all'indietro da Iacobuzio perché il sesto non dà linee di passaggio. Prova ad allargare il campo Iacobuzio andando da Caruso. Calcia lui con il rimorchio, pallone fuori, primo squiro di reazione da parte del Sainz. E questo è come deve giocare, esattamente, palla a terra, palla data con la verticalità giusta, con i tempi giusti e soprattutto con la forza giusta. E poi sono stati molto bravi ad andarsi a prendere il rimorchio tutti e due, perché sono andati sia Schusterman che Caruso. Sì, hai detto bene, se Caruso potrebbe tornare un po' più deve essere un po' più in partita, comunque sia Pietro in classe 2000, quindi secondo me ci sta magari avere un po' più di timore referenziale. Però ancora il Sainz che torna a rimuovere il pallone, vediamo tra poco quando incomincia la girandola dei cambi anche in casa Sainz. Occhio però qui la ripartenza che può essere spinta, non arriva sul pallone Caruso, che qui Iacobuzio ha avuto la lucidità di aprire il passaggio, ha trovato un bel varco ma non ha poi trovato il modo di poter arrivare coi tempi giusti. Caglio che era lì. Io, se fossi stato Iacobuzio, avrei fatto 3-4 passi in avanti per poter dare modo di svilupparlo il 3 contro 2, altrimenti dare subito questa palla così poi sarebbe stato un 2 contro 2, quindi doveva attaccare il centro e vedere poi come si sarebbe mosso il sesto, se avrebbe attaccato la palla o avrebbe difeso un 3 contro 2 in linea. Schusterman sul punto di battuta. Caruso. Non è imbucata per Iacobuzio, ancora in due impostare dietro. Iacobuzio ancora. Ora giocata in parallela proprio per il numero 21. Arrivato nella finestra di mercato ancora quella di ottobre. Anzi di dicembre, scusate, con dall'Arzignano, dove era arrivato in estate a parametro zero dall'Ecco. Tra l'altro Sainz Arzignano, che racconteremo sabato prossimo, sempre qui dal Cambini. Insomma, diciamo che ha anche ritrovato il suo vecchio compagno di gloria, Caglio, che hanno fatto le fortune dell'Ecco in tutti questi ultimi anni. È entrato anche, a proposito di vecchie fortune, insomma, è entrato anche il 7 in bianco, ovvero Giorgio Zaninetti. Muove ancora Zaninetti, sterza, vediamo se riesce a trovare continuità nella corsa. Qui ancora una palla giocata in parallela. Non c'è stata deviazione da parte dei giocatori in maglia rossa. Squadra di Cocco che si sta ben comportando dopo il vantaggio, sta portando la partita sulle corde a lei più affini. No, no, ma tutti e 6 minuti scarsi che sono passati fino adesso, partita di personalità, di voglia, di grinta, difesa stra individuale, come stiamo potuto vedere. E vedo come sviluppa un bel futsal. Occhio! Che qui ha cercato un'imbucata sul secondo palo. L'asse Renan Caucauno, secondo me ha letto un filo tardi Ramon, che sarebbe potuto arrivare con i tempi giusti, però mi sta veramente piacendo, secondo me, il sesso, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Iacobuzio costretto a giocare costantemente spalle alla porta, sappiamo che è un giocatore al quale se lo metti spalle alla porta magari gioca, se lo metti frontale nell'uno contro uno, segno della croce. Sicuramente è un giocatore che fronte porta fa molto più male, no? Spalle porta sì, diciamo, è un po' il suo piccolo tallone da chili. Tanto anche Luca Mauri sul rettangolo di gioco, quindi incomincia la rotazione Danilo Lemma. Altro giocatore
che nell'uno contro uno può darti molto fastidio. Magari sta provando a cercare questo Danilo, nel cercare di trovare magari un isolamento che possa cambiare, un po' spezzare questa difesa individuale e molto compatta del Città di Sesto. Alza ora la pressione il Sainz, Denick al rilancio lungo, dove però la palla è presa di L'Aurora, rimessa subito in gioco da Mauri. Jacobuzio, pallone alzato, Zaninetti cerca una magia, passa dietro l'avversario, non c'è fallo, ma sarà rimessa laterale in favore del Sesto, anzi rimessa dal fondo. Altra sfera imbucata, destro cercato dai giocatori sardi, che stanno ben muovendosi. Non ho visto grandi rotazioni per ora in casa Sesto. Dani con Kleber che sta giocando tanto, e anche Renan. Da quello che posso vedere credo che abbiano due cambi, due sostituzioni, gli altri sono tutti ragazzi molto molto giovani. Questo, guarda, me lo stavo dicendo, secondo me ora Danilo Lemma però vuole parlarne su, perché questi primi 7 minuti dei Sainz male sia in fase di fase di possesso, sia in fase non possesso, ma soprattutto in fase di non possesso. Secondo me l'assenza di un centrale ultimo sta un po' scombinando troppo i piani di mister Lemma. Te lo chiedo. Ora, dimmi. Ma provare Marabotti adesso? Sì, no, ma sicuramente Marabotti giocherà. Magari non ha tantissimi minuti, però è quello che ti... cioè quel catalizzatore della difesa, quello che ti fa il primo passaggio pulito, ti dà comunque, che sa che deve star lì. No, ma infatti è lui è il candidato a... in questo momento lui è partito su con Jacobuzio, ora ha messo Mauri, però secondo me mettendo Mauri ultimo perdi tanto davanti, innanzitutto perché lui come sa mettere pressione, lui come attacca la palla, con che tempo giusto di pressione sulla palla, e poi da ultimo non ha fisicità tale per cui può tenere botta ai pivot sardi, quindi credo che sicuramente ora a breve Marabotti lo vedremo. Di certo, sai, torna ora da 7-8 mesi di inattività, perché comunque il legamento, il crociato, questi sono i tempi, anche qualcosa in più, e quindi ci vuole tempo. Anch'io non lo metterei nel momento di difficoltà, perché in questo momento di difficoltà mi appoggio un po' più all'usato sicuro. Finito il time out con il Sainz, vediamo se da questa pausa tecnica, quando mancano 13.07, quindi ancora una vita da giocare in questo primo tempo, esce un po' meglio. Qua Zaninetti non ha attaccato il Vinaville al collo del piede. Però vedi tanti piccoli errori tecnici che però hanno dato modo che in questi 7 minuti Sainz sviluppassero poco il gioco. E in questa difesa così individuale del Sesto, secondo me bisognerebbe iniziare a pensare anche a qualche sovrapposizione, qualche blocco, perché così si riesce ad avere una possibilità di... Ramon sul punto di battuta arriva alla conclusione addosso a Luca Mauri, che si stampa un bel tatuaggio del pallone sul corpo. Sesto che in questa fase sta tenendo ancora alta la pressione e sta anestetizzando tutte le linee di passaggio, e questa è la cosa interessante di una squadra che comunque si è sobbarcata come questa mattina il viaggio. È vero che ha riposato in albergo, ma che sta facendo bene per ora qui al Cambini. Occhio però, attenzione alla ripartenza da parte del Sainz sulla corsia di destra, pallone che è uscito, sarà rimessa laterale in favore del Città di Sesto, che ribadisco magari ha anche trovato delle dimensioni del campo molto simili a quelle del proprio campo di casa, che è uno dei campi più belli che c'è in giro per l'Italia. Intanto la conclusione che finisce ampiamente fuori. Ma sai, il fatto di essere con le spalle al muro ti può o far affossare del tutto, oppure far tirare fuori magari cose, energie e strappi che altrimenti non tireresti fuori. E questo forse magari è anche un po' merito dell'allenatore, no? Perché Rico Cocco è un maestro in questo. Quindi. Occhio a Zaninetti che prova a breccare, calcia con il mancino. Per lui destro o sinistro non fa differenza. È uguale, lo conosciamo bene. Esatto, tra l'altro lui che qua quando giocava al Toniolo, al Milano, questa era casa sua, casa no? Sua, era, sì, sì. Era il suo playground preferito. C'era anche un altro terreno all'epoca, ma insomma, sì. E lui è nato, si è formato, un giocatore incredibile. Attenzione, la palla scavata fuori per Zaninetti! La parata di Denek e poi ancora possesso per il Sainz. Qua forse ci voleva lo scudo del leader. Qua Zaninetti, sai, questa è... Ancora calciato da fuori,
Sarà altro piazzato, vediamo se il Sainz continua la sua produzione offensiva. Ecco, è importante togliere magari delle certezze a Denek, che ha avuto pochi tiri nello specchio della porta. Mauri, ancora gestione del pallone, la puntata, questa un po' quasi svogliata, perché quasi non aver voglia di continuare l'azione. Bisogna avere pazienza, è vero che era stanco Caruso, non ce la faceva più, quindi l'ossigeno ce n'era poco nel cranio, però doveva avere ancora un po' più di pazienza. Questa è l'uscita pressing che sta per adesso mettendo un po' più in difficoltà i Sainz. Partenza a tre con l'attacco alle spalle sull'intermedio, che è quello che in questo momento sta dando molto fastidio alla squadra di Milano. L'Aurora ha cercato Zaninetti in posizione di pivot, è entrato Milani, che ormai si può definire un giocatore ampiamente formato e degno della categoria. Vabbè, ma con tutti i suoi 19 anni, insomma. E meno male. E non per niente è finito in nazionale under 19. Jacobuzio, ancora gestione del pallone affidata a Luca Mauri. Uno contro uno, sfidato Mauri. Prova a entrare dentro il campo. Zaninetti sposta, calcia! Pallone che arriva vicino al palo e anche con la parata di Denek, che la toglie dallo specchio della prima porta. E qui incomincia Danek, scusate. Ora questo però deve essere il momento in cui, Dani, deve essere il momento in cui i Sainz devono continuare, perché hanno prodotto già due o tre occasioni, devono continuare. Attenzione, arriva un cartellino giallo per Giorgio Zaninetti, che ha fermato la ripartenza. 11:25 da giocare, 2-2 il computo dei falli. Sì, qua Giorgio Zaninetti non si era accorto che ormai era già tornato proprio in campagna e aveva ripreso il capitano avversario. Sprecato un giallo che secondo me si poteva evitare. Fallo su Andrea Cau, altro che ha fatto non poche cose nel futsal sardo, quindi diciamo che sono tante le squadre della società sarde che nel nazionale nel corso degli anni. Attenzione, ancora pallone che viene giocato dentro, l'Aurora, grande parata, occhio ancora al Sainz che ha rischiato tantissimo, che dormita. Poi è stato molto bravo Cau, ha scaricato palla in verticale, ha fatto finta di andare a prendere il rimorchio e poi ha attaccato subito il centro. Bravissimo l'Aurora, non ha avuto paura di mettere anche il faccione sui piedi dell'avversario. Questa è anche personalità. Ancora il Sestu che cerca di uscire dalla pressione alta del Sainz con Zaninetti che vuole la rimessa, la gioca dentro, occhio. Vediamo se arriva il giallo. Mauri va a protestare per la mancata concessione della distanza. Ancora colloquio Zaninetti e Mauri. Zaninetti, però, Dani, se gli possiamo dare un consiglio, è meglio che lasci il capitano a protestare. Sì, primo, però ha ragione, nel senso che se nel momento che fischi calcio di punizione a due devi ammonire. Cioè il regolamento è chiaro, non è che può essere interpretabile. Sul calcio sulla distanza dal fallo laterale piuttosto che dal calcio d'angolo bisogna la distanza, appena il cartellino giallo. Se tu fischi non ammonisci, è un errore. Pallone giocato in area di rigore, occhio alla ripartenza da parte del Sestu che ha cercato di mettere la palla sopra la testa di Jacobuzio, che sta dando fondo a tutte le sue energie. Non è ancora uscito, se non ho visto male ho perso il computo delle rotazioni numero 21 in maglia bianca. Milani per Mauri. Jacobuzio. Non ha ancora giocato in banda. Zaninetti in posizione di pivot. Cerca di sgusciare in mezzo a due. Pallone che viene giocato su Milani. Occhio alla ripartenza ancora da parte del Sestu. Fermato in maniera fallosa da Milani. Altro piazzato. Terzo fallo per il Sainz. 10:31 ancora da giocare. Sainz 0, Sestu 1. Fallo di inesperienza, ormai la palla era già stata scaricata e anche male, Milani non ha fermato il gambone. Eccolo qui Marabotti, si è alzato dai blocchi e questo ci fa enormemente piacere rivedere Luca sui campi. Anche perché abbiamo raccontato, attenzione intanto il destro dalla distanza, l'Aurora, ottima parata. Prova ad andarsene Mauri, fermato ancora dai giocatori in maglia rosso-blu. Prova a uscire adesso il Sainz. Grande giocata di Zaninetti che apre il corte, ha aperto il compasso, ha armato il coltello, ha trovato Danek sulla sua strada. Ancora giocata meravigliosa di Giorgio Zaninetti, che in un fazzoletto se n'è andato. Mauri, Zaninetti cerca il flipper per far arrivare il pallone a Jacobuzio, che qui per poco non allarga il gomito in maniera pericolosa.
Mauri, uno contro uno, si mette in banda, va in proprio, arma il sinistro! Palla che passa, ma non arriva la deviazione da parte di Zaninetti, che reclama, e ha ragione, la rimessa laterale occasionissima. Sainz, che adesso ha citofonato più volte, ora sta dando fondo a tutte le proprie energie. Qui è stato bravissimo il capitano in bianco, in banda, uno contro uno. Occhio, ancora il destro, salvataggio sulla linea, bella parata di Danek con l'apertura del destro. Deve continuare così Sainz, con questo atteggiamento, a girare molto bene la palla, a gestire bene le situazioni individuali. Mauri, Zaninetti va sul mancino, ancora Mauri da Marabotti, che prova a innescare Zaninetti, che si gira, ma credo che Danek abbia un conto aperto con Giorgio Zaninetti, non so che cosa gli abbia fatto, ma per ora gli sta chiudendo tutto. Questa è stata una parata bella, non difficile, perché era a mezza altezza, non era fortissima, ha rimbalzato prima. Bisogna però continuare così. Questo è... Marabotti, sono contento di rivederlo, avendolo anche allenato. Infatti ora Mister Cocco ha capito che la squadra è un po' alle corde e ha chiamato un time out molto intelligente a 9.35 dalla fine. 3-2 il computo dei falli, con il Sainz che forse adesso ha scardinato quella tranquillità che il Sesto stava dimostrando. Sembra quasi che il Sainz si sia fatto schiacciare dalla necessità di vincere. Ha preso il gol di Renan, l'Aurora è stato molto bravo in un paio di circostanze, con l'ingresso di Zaninetti a fare il pivot qualcosa è cambiato, perché Caglio oggettivamente in questa prima parte di partita l'abbiamo visto un po' spento. No, sicuramente l'asse Zaninetti-Mauri ha dato molto più ritmo, ha dato molta più qualità rispetto all'asse Caglio-Schusterman, non me ne vogliano i due assolutamente, però secondo me in questo momento i Sainz si devono appoggiare sulle proprie colonne, una casa deve avere le proprie fondamenta, e sicuramente il 7 e l'11 in bianco oggi sono coloro che reggono il peso del nome Sainz in Lombardia e anche fuori. Ricordiamo che poi tra poco incominceranno a prendere il via anche altre partite alle 15 nel girone A di Serie A2, LD Fossano Aosta, poi via via appena ci sarà una pausa ricorderemo tutta la giornata di gara, ricordando che poi anche nei prossimi giorni inizieranno i recuperi. Allora Dani, è ritornato in campo Caglio con Zaninetti che mantiene la posizione di pivot e Daniele che va a fare l'esterno sinistro, sì, laterale, sì. Mancino. Caglio può fare entrambe le cose, può fare laterale, può fare il pivot, lui sta fallo. Bisogna iniziare secondo me un po' più a essere più equilibrati con i fischi. Questo è un fallo netto, tant'è che oggi sta andando a chiedere scusa a Calbera, perché questo è un fallo da dietro netto. Cioè bisogna essere un po' più attenti, perché sai, sarebbe stato terzo fallo, tutta un'altra storia. Vediamo se riesce a breccare adesso il Sainz. Caglio, Zaninetti ricevuto da Milani, Marabotti, ancora il Sainz che recupera il pallone con Marabotti che prova ad andarsene, invece un paio di rimpalli, entrata dura, fallo, arriva il fallo netto. Terzo fallo da parte del Sainz, sta uscendo Zaninetti. Stanco. Credo che stia uscendo anche per il calcio da fermo. Sì. Qua da destra hai il mancino di Marabotti, hai Schusterman che può partire dalla banda opposta per poi sfruttare un blocco. Qua hai tante soluzioni. Sì, è rimasto dentro Milani forse perché a livello fisico comunque è bello strutturato, il ragazzo può dare fastidio soprattutto nella zona del palo. Vediamo come lavorano Dani, qua mi sembra che possano lavorare per il blocco di Caglio per liberare Schusterman. Allora ora dobbiamo vedere anche il movimento di Milani, se parte dal primo palo per andare sul secondo piuttosto che per andare a fare un blocco, o il blocco lo porta Caglio. Non è giocato proprio verso Schusterman, che pallaccia, c'è stata la deviazione da parte di Kleber che si lamenta con se stesso. Schusterman, calcio! Scivolando trova la traiettoria giusta il numero 8 dei Sainz, che riporta il risultato in parità quando mancano 8.53. Cambia il parziale al Cambini, Sainz 1 Sesto 1, ha segnato, vorrei dire come sempre fa quando Schusterman.
Sai cosa? È che lui ha questa capacità, no? Si è accorto che nella prima rotazione ha giocato parecchio male. È tornato in campo con altri occhi, completamente, un'altra voglia, perché lui è questo tipo di giocatore qua. E allora il Sainz che riesce a stappare la sua di partita, perché quella generale l'aveva aperta il sesto, è riuscito a versare finalmente nel suo calice il gol. Occhio, attenzione qui! Ancora Renan, che quando arma quel sinistro lì c'è da stare molto attenti. Gran bel giocatore questo Renan brasiliano, Correa da Costa. Attenzione, vediamo qua la ripartenza da parte del Sainz, troppo lunga per Caglio, che non riesce ad arrivarci. È arrivata anche la chiusura di Kleber. Qua Schustemer non si è accorto che sarebbe stato un 3 contro 1, ha mandato subito questa palla, e anche male, che avrebbe dovuto attaccare assolutamente il centro del campo, perché sulla destra si era sviluppato Milani, a sinistra c'era Caglio, e questo sarebbe stato un 3 contro 1 comodo. Qua è arrivato fuori dall'inquadratura l'entrata di prima di Marabotti, che ha calciato direttamente da però a distanza, come direbbe un nostro amico, siderale. No, ma c'è Marabotti, c'è, ha già fatto 2 anticipi e 3 calci in porta, in tutto in poco meno di 3 minuti. Attenzione qua il recupero da parte del Sainz, non è riuscita la giocata rapida proprio per liberare Schusterman sul lato morto. Allora ancora Sesto che si rimette in palla e a gestire la partita. Danek calcia che il pallone a 2 e trova il gol del 2-1. Danek da casa sua. Avevamo visto il gol di Anna Carolina Sestari in città di Falconara Pescara con un errore della Di Biase in lettura. Qua mi sembra di aver visto la fotocopia. Stesso gol, l'Aurora ha fatto molto bene a fare subito un passo in avanti, perché quando il portiere avversario ovviamente arma il calcio per mandare quella palla intorno ai 6 metri. Ci sono ancora Sainz che ha cercato di rispondere subito con Caglio. Ancora la conclusione da fuori con deviazione, mi è sembrato di vedere, di Caruso. Non sono d'accordo gli arbitri, che adesso chiamano l'arbitro. Non ho capito che cosa volesse Danik, se forse un lo po' spazzolone. Di spazzolone. Voleva lo spazzolone perché era bagnato. Sì, prima l'Aurora purtroppo ha valutato male, però ripeto, il movimento è giusto, perché devi fare assolutamente un passo in avanti. Occhio, attenzione, adesso il Sesto, la chiusura, va a ripartire il Sainz, Schusterman ancora, 1 contro 1, Schusterman fermato, prova la ripartenza il Sesto, 3 contro 1, occhio sulla corsia di l'Aurora, tocco, occhio, giallo per l'Aurora, valutato fuori area il tocco con la mano. Chiedono l'espulsione, ma ricordiamo che non è più così. Non è più così, ma premesso che secondo me era dentro, detto questo, grandissima giocata qua del numero 11 Kleber, che sta dietro, sta facendosi sentire tanto. 37 anni, quest'anno va per i 38 e ancora un dinamismo, una lettura, ripartenze. Qua ha anticipato e poi è andato subito ad attaccare lo spazio, 3 contro 1. Però secondo me, ripeto, questa palla era dentro. Non mi sta piacendo il primo arbitro, anche prima sulla munizione non data. Allora, punizione dal limite, qui ovviamente si va a lavorare per il calcio in porta. Dani da lì col portiere che scala, o su uno dei due giocatori fuori? Dipende, perché vedi, in questo caso il portiere ti fa dire: la porta è chiusa, se vuoi giocare devi aprire. Pallone che viene, calcio di porta, arriva il gol del 3-1 da parte del Sesto, che ha trovato la deviazione vincente. Blackout totale da parte del Sainz, e il Sesto allunga con il nuovo massimo vantaggio, più 2. Qua Renan e Kleber stanno giocando proprio, stanno facendo una partita monster, mi viene da dire. Anche qui punizione, schema eseguito alla perfezione, tempi giusti sia di attacco dello spazio sia di gestione del pallone, stanno dominando i due. Schusterman allarga sulla corsia opposta per Caruso, che non riesce a mettere giù il pallone. Sarà rimessa laterale in favore del Sesto, 7-26, con la squadra di Cocco che ha trovato per ora tutti gli episodi a suo favore. Occhio adesso qui alla ripartenza da parte del Sainz, però viene lavorato da Schusterman al limite dell'area, viene fermato l'argentino. Sarà rimessa laterale per il Sainz sulla corsia di destra, è rientrato
Marabotti, lo vedete qua sotto, Schusterman prova ad andare lui con il destro, non inquadra la porta di Danek, non c'è deviazione e dunque sarà un nuovo possesso per il Sestu in rimessa laterale. Chiusura da parte di Marabotti. Sestu che sinceramente mi ha sorpreso per la solidità. Non mi sembra una squadra che abbia 4 punti in classifica. Hai detto bene, stanno giocando con tanta tranquillità. Cioè non è una squadra che ha un piede e mezzo in D, è una squadra viva, una squadra che si vede che sta lottando per il proprio allenatore, per la propria città e per i propri colori. E sta mettendo dentro alla gara tante belle cose, soprattutto la fase di non possesso, una fase difensiva molto 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 fatta proprio bene. Caglio sul punto di battuta, pallone giocato fuori per Marabotti, salvataggio sulla linea da parte ancora del Sestu che ha trovato tante di queste deviazioni importanti. Qui era partito bene il sinistro di Luca Marabotti. Caruso prova a calciare lui senza però trovare lo specchio della porta. Poca qualità oggi secondo me del 14 in bianco. Ancora pallone giocato dal Sainz, perde il contrasto Caruso, arriva ancora la conclusione, l'Aurora riesce in qualche modo a deviare, Marabotti pulisce l'area di rigore, altra palla velenosa giocata dal Sestu che ha 6.45 dalla fine del primo tempo, lo vedete anche sopra impressione, 3-1 e qui sfiora il quarto gol con una dormita colossale. Stanno difendendo male, qui l'asse era Marabotti, Caglio, troppo spazio, il centrale era troppo verso la porta e mentre Caglio invece era troppo verso l'alto, quindi c'era un'autostrada in mezzo. Non ha neanche più il tema auto ora Danilo Lemma, quindi devono uscirne da soli da questa situazione i quattro in campo, dico quattro e quattro di movimento ovviamente. Un peccato perché sai, aver trovato l'uno pari a un po' aveva dato quel morale alla formazione in bianco, poi quel gol brutto da prendere perché quando segna l'altro portiere non è mai un bel gol, ha un po' fatto traballare le certezze dei Sainz. Mi viene da dire in una fase di analisi e per la produzione offensiva che ha avuto il Sainz con Zaninetti pivot, ha fatto vedere il frangente migliore, anche quello dove era pervenuto al pareggio. Caglio cercato, Schusterman gli porta forse via il pallone, Caglio gioca in banda, prova a trovare la porta con un angolo di tiro ristretto, la classica cosa a metà, non è un tiro, non è un passaggio, che cos'è? Un secondo, sì, da lì è difficile trovare l'angolo opposto. Contatto regolare di Caruso, prova a liberarsi Schusterman che prova a tirare, la chiusura ancora della difesa del Sainz, del Sestu che esulta perché qui quando si accende Schusterman lo sanno benissimo, tra l'altro ha fatto un gol scivolando, sai bene che può fare davvero male. Calciata dentro verso Caglio, altro pallone che viene respinto dai giocatori sardi che non mollano di un centimetro, è qua la classica tigna. Ma Renan secondo me sta facendo una partita credibile, anche prima è andato lui a scivolare su Schuster, ma e poi qualità quando a palla tra i piedi. È arrivato il quarto fallo da parte del Sestu, ma forse c'è un errore anche sul tabellone perché no giusto? Qua erano 3 e ora sono arrivati a 4 mentre ti giravi, ha messo 3-4. Ok, perfetto, sono cioè il nostro amico del tabellone che è velocissimo. Signor Christian Lodi. Ancora il Sestu che recupera il pallone. Daniele, l'altro aspetto che mi sembra abbastanza evidente è la frenesia, forse l'agitazione con la quale il Sainz gestisce il pallone e la calma con la quale il Sestu fa le cose bene o fatte male si rimette a posto, mentre il Sainz sembra molto murale oggi. Intanto Schusterman se ne va ancora sulla corsia di sinistra, la chiusura ancora una volta della difesa sarda. Sì, che in teoria dovrebbe essere l'opposto, no? Nel senso che la squadra che si deve salvare
ha un po' più di frenesia, un po' più di fretta, perché un conto è tenere il ritmo alto. Attenzione, aspetta un attimo, vediamo un po' un conto è tenere il ritmo alto, un conto invece è avere frenesia. Invece si sono completamente diciamo ribaltate le situazioni, e vedi anche questo è un errore tecnico, questo stop di Schusterman dovuto alla frenesia. Prova a calciare dal cerchio di centrocampo Zaninetti, forse qui per trovare un alleggerimento, un qualcosa, visto che per ora le idee scarseggiano. Viene rettificata la posizione del pallone sul rettangolo di gioco. Caruso adesso va a fare l'ultimo. Schusterman in isolamento, uno contro uno, prova a rientrare, prova, va lui! 2-3, ancora Schusterman! Quando riescono a creargli questa situazione fa sempre malissimo agli avversari. 4:58 da giocare, 2-3. Isolamento, banda sinistra, fa finta questa volta di andare lungo linea sulla banda, si accentra, qui Renan lo perde, però poi l'altra cosa bella è stata quella di Zaninetti, che ha aperto le gambe davanti a Dan e che non gli ha dato modo di vederla quella palla. Quindi due bellissime cose, quella dell'8 e quella del capitano, e quella del 7, pardon. Gliel'ha fatta sbucare all'ultimo e lì nemmeno se ti chiami Ghita forse riesci a difficilissimo a prendere quella palla, a meno che tu non abbia una lettura anticipata talmente avanzata che vuol dire che hai la capacità di di prevedere il futuro. Occhio qui, il sesto prova ad andare, la chiusura, Schusterman mette la palla sotto la suola, sembra che abbia ripreso vigore adesso il numero 8. Qui errore da parte di Caruso, pallone giocata lì nella zona morta, ancora Schusterman a chiudere. Caruso completamente fuori fase, Sai, è un 2000, appena vedi che sbagli i primi 3-4 minuti poi non è facile cercare di recuperare quello che lui deve pensare, a quello che deve pensare a dopo, non deve pensare al passato. Lui secondo me ora sta commettendo questo, lui ora nella sua testa c'è sto sbagliando, no, stai sbagliando, sei il peggiore in campo, sì, amen, continua a giocare ragazzo, tanto la partita è lunga, hanno bisogno di te e i tuoi compagni. Come lo ha capito anche Personini, che è entrato in campo adesso per la prima volta nel corso della partita. Blocco di Caruso, Jacobuzio alza la pressione in 2-1-1 il sesto. Ancora un pallone giocato male in uscita da parte del Sainz, 4 secondi netti, cioè 4 minuti netti da giocare. Sai cosa? Anche il sesto sa soffrire un po' meglio. Sì. Nei momenti di difficoltà ha sofferto da squadra. Secondo me invece i Sainz per adesso stanno soffrendo anche individualmente male. Occhio qui al break cercato, prova ad andare Caruso che prova a sua volta a calciare, fermato con il disimpegno, prova la ripartenza adesso Città di Sesto. Occhio alla palla giocata in banda sulla sinistra, la puntata da parte mi sembra del solito Kleber. Renan è bel giocatore, Renan è un gran bel giocatore, veramente. Ancora il pallone dentro, e 4-2 del Città di Sesto, altra dormita colossale ed errore sesquipedale della difesa del Sainz. 4-2, sembra sempre che quando il Sainz si avvicini cali la tensione, e il Sesto puntualmente punisce. Non si può prendere un gol così. Qua Caruso, che mi dispiace, non ce l'ho con lui, però si deve comunicare meglio. In questo caso qui c'è stato un cambio normale, un incrocio, qui Zaninetti e Caruso sono rimasti un po' troppo meglio, se me Zaninetti ha fatto la cosa giusta, Caruso no, è rimasto troppo fermo, poi per Ramon è stato uno scherzo da ragazzo. Zaninetti ha provato a calciare dalla media distanza, Jacobuzio tiene vivo il pallone, si prova, occhio adesso qui ancora la ripartenza con Ramon, palla sul sinistro, 5-2 del Sesto, che punisce a ogni singolo tiro in porta. E qua credo che Danilo Lemma speri che arrivino molto presto questi 3 minuti e 05 per andare negli spogliatoi. Assolutamente, perché sì. Qui il Sainz, Dani, è come Tyson contro Lennox Lewis, ha preso 3 montanti in faccia ed è andato al tappeto. Però qui si deve difendere meglio, anche in indietreggiamento, è un mancino, è inevitabile che voglia andare verso il centro, voglia calciare con il proprio mancino,
bisogna difendere con la postura del corpo come si difende, come si difende un mancino, quindi bisogna invogliarlo ad andare A in banda, B sul suo piede debole. Da destra un mancino non può fare gol così facilmente come l'ha fatto verso il centro sul proprio piede forte, no? Io a memoria nelle ultime stagioni non ricordo di un Sainz che ha preso un parziale passivo di 5 gol nel primo tempo. Beh, guarda, con l'LD un paio di partite fa ha fatto un brutto primo tempo. Purtroppo, sai, quando ripeto, ci sono i momenti in cui tu sei in difficoltà, ci sono e ci devono essere, perché la crescita di una squadra passa anche dai momenti di sofferenza. Bisogna soffrire da squadra, non si può non soffrire da squadra. Jacobuzio riesce a sputare fuori il pallone, occhio l'uno contro uno di Personeni, che finta, prova a andare lui! Che gol di Personeni, che ha messo il turbo, ha incrociato e ha battuto Danek 3-5. C'era proprio partito con l'idea di fare l'uno contro uno, ci si è proprio partito, palla sputata fuori dalla difesa su questo calcio d'angolo sardo, Personeni ha sentito dietro il contatto dell'ultimo e ha deciso di usarlo come perno per andarsene e poi con il proprio mancino incrociare. Qui secondo me Danek può fare meglio. Vediamo se arriva con questa fiammata un nuovo boost e non è il vaccino per il Sainz. Attenzione ancora lì l'Aurora, questa volta gioca bene alto e riesce a evitare guai per la propria porta. Cercato ancora in profondità Personeni, che è entrato benissimo. E poi, come dici tu, ha fatto un gol dalla fattura estetica bella, ma anche difficile. Assolutamente, c'è proprio partito con l'idea di farlo, capito? Voleva fare questo, se l'è cercato, se l'è trovato, e sono contento anche per lui. Ragazzo splendido lui. Ancora il Sesto però che detta il ritmo della danza. Renan prova l'imbucata sul secondo polo, l'Aurora! E questa è una grande parata, Daniele. Questa è anche una grande azione, perché qui hanno veramente disegnato futsal molto molto bene. Quella poi è stata una grande parata su una grande azione avversaria. Cercato ancora Personeni! 4-5! Ancora Personeni! Letteralmente on fire il numero 9, l'episodio paratona di l'Aurora. 4-5, 1-43, come cambia questo sport. Ma se non vi piace, come facciamo a volervi bene? Che, senza senso, perché per veramente c'era una sola squadra in campo. Avevamo appena finito di dire speriamo che si finisca solo 5-2 questo primo tempo, la formazione di Renan, però poi si era scordato che il numero 9 in bianco, ovvero Personeni, è lì, ha una voglia questo ragazzo. Destro, sinistro, sinistro, destro, è uguale, non fa differenza, sempre palla soltanto dentro al sacco. Danek cerca un altro jolly, ora su Brenalotto lo vince una volta forse nella vita. Personeni che in questo momento è un fattore dentro questo primo tempo, dentro questa partita che sembrava essersi messa malissimo per il Sainz, e invece la doppietta del suo numero 9 gli ha ridato cariche ed entusiasmo. Contro un Sesto che forse Dani incomincia a pagare le rotazioni corte, ma è sempre lì. Entrata, palla che viene sputata fuori ancora. Occhio alla ripartenza del Sainz. 1 contro 1, giocata in banda. Destro! La chiusura e non ci arriva Zaninetti per il punto del 5-5. Ancora angolo per il Sainz che adesso alza il livello della pressione e della presenza nella metà campo avversaria. Vediamo però occhio al Sesto che prova a ripartire sulla corsia di sinistra. Saltato? No! Caruso che sembra essersi svegliato. Serviva forse un episodio anche per lui. Prima la transizione che poi ha mandato Zaninetti in 2 contro 1 su una bella palla recuperata dal 14 in fianco. Sainz ha bisogno del suo minutaggio, lui è l'intermedio ideale per Danilo Lemma, serve la sua qualità. Poi per carità lui deve crescere anche attraverso brutte partite come quella che per adesso sta facendo, ma gli servono anche a lui per crescere. Attenzione, arriva la chiamata, quinto fallo del Sainz a 46 secondi dalla fine, e qua deve stare attenta la squadra di Lemma. Uno, perché probabilmente perché non può più far fallo, altrimenti manda
il sesto al tiro libero e due perché il sesto già ti ha fatto male sulle palle inattive. Assolutamente sì, questi però sono fischi che si fiscano all'interno di un campionato regionale, questo non è un fischio di un campionato nazionale, ok? Assolutamente no, a parte questa palla in banda, la stanno facendo giocare centrale, la palla era almeno 3 metri verso la banda, verso la banda, questa è una cosa veramente assurda. Dove hanno messo la palla? E allora punizione centralissima per il sesto, arriva qualche sgomitata tra i due arbitri al lavoro dentro l'area di rigore di L'Aurora, che è un po' coperto almeno dalla nostra prospettiva. Il destro, pallone questa volta fuori con deviazione, sì, deviata Caruso, ha cercato l'incrocio sulla linea di tiro, c'era Caruso. Altro angolo per il sesto, deviazione messa fuori. Adesso Sainz vuole salire. Poi c'era stato Ramon che si era lamentato tantissimo perché voleva la palla giocata in banda. Palla con la foca. Ancora Ramon steso, libero. Non si deve entrare mai, non si deve entrare mai. Giallo mai, per Luca Mauri, questo... Daniele, è un fallo totalmente inutile che da un giocatore di grande esperienza come Luca Mauri non ci si aspetta. No, ma è il concetto che è sbagliato, poi poteva anche non prenderlo, ma non devi mai fare a 26 secondi dalla fine. Già prima hanno cercato di recuperare palla come se non ci fosse un domani. No, hai fatto un brutto primo tempo, mancano 25 secondi, hai 5 falli, stop, ferma, non andare come un mulo sul muro. Ora c'è Renan, il migliore in campo secondo me. Sul punto di battuta con L'Aurora che sta leggermente fuori al limite dei 5 metri. Gambe molto larghe per il portiere del Sainz. Renan a 26.4 secondi. Parte Renan. Destro L'Aurora! E poi la chiusura ancora di L'Aurora! Straordinario con l'errore da parte proprio di Ramon. Appena abbiamo un attimo di respiro te la faccio commentare. Questa è difficile, eh? Lui ha cercato di piazzarla con aperto il destro Renan. L'Aurora è stato molto bravo perché ha fatto finta di andare a chiudere spazio, invece è rimasto per poter fare la parata, si è affidato dei propri mezzi, scelta azzeccata. Ancora conclusione da fuori, questa volta Sainz ha costretto il sesto a lavorare fuori dalla zona calda e ha levato un tiro sbagliato, cercato Zaninetti, ultimi 11 secondi e 6 centesimi di questo primo tempo. Senza fallo, dice Cocco dalla... In realtà ne possono spendere uno. Esatto, qui la conclusione cercata ancora da Schusterman che riconta i passi. Zaninetti continua a lavorare, Schusterman la alza in area di rigore, Zaninetti prova a difenderla a sinistro! Di Vauri dalla media distanza, non trova la porta di Danek, che viene invitato alla rimessa dagli arbitri. Vediamo se va la palombella alta. No, la gioca corta. Destro dalla lunghissima distanza, traversa e chiude la sirena. Un primo tempo scoppiettante tra Sainz Pagnano e Città di Sesto sulla parziale di Sainz 4, Sesto 5. Questa traversa finale abbiamo tremato tutti. Sì, perché L'Aurora era completamente impallato, c'erano 8 giocatori davanti, quindi non l'ha proprio vista. Lì non è facile, però ti dico una cosa, al di là del primo tempo bellissimo, 9 gol, partita che sembrava finita, riaperta, rifinita, riaperta, è uno spettacolo per noi. Cosa non deve fare il Sainz alla ripresa e cosa deve fare
il Sainz l'ha ripresa. Secondo me deve saper soffrire di più, deve saper soffrire meglio, perché i momenti di sofferenza ci sono, li deve gestire meglio, perché quando soffre i Sainz vanno giù, non soffrono, vanno a picco, cioè si mettono questo mattone in mano e vanno proprio giù a picco. Allora, noi ci fermiamo una decina di minuti per l'intervallo, torniamo qui poi dal Cambini per il secondo tempo di Sainz Città di Sesto.
Il 3. Tutto pronto al Cambini per il secondo tempo di Sainz Sestu, 4-5, si deve ribattere la rimessa, la ripresa del gioco con Sainz che ha vissuto le pene dell'inferno nel corso del primo tempo e ha faticato non poco per riportarsi sul meno uno con un grande Personeni che ha riaperto una partita che si stava mettendo maluccio per la squadra di Lema, Dani. Sì, si stava mettendo male da un punto di vista di risultato, perché sotto di 3 a 2.30 dalla fine era è complicato, è una partita complicata, ma anche per il flow della partita, perché è andata troppo a folate, secondo me è partita tardi e poi nel momento in cui migliore dei Sainz, cioè quando aveva pareggiato l'uno pari, lì non sono stati forti tanto da poter reggere l'urto della formazione sarda. Angolo per il Sestu, vediamo come lo batte l'Aurora, ci mette le mani, altro giro dal punto di intersezione delle linee, il palo, altra dormita qui dal Sainz. C'è un problema. C'è un problema perché c'è sempre qualcuno che difende individuale e c'è sempre qualcuno invece che sta a zona. Quindi questa cosa, c'è confusione. C'è confusione e non c'è comunicazione. Jacobuzio, il destro cercato da Zaninetti che si è girato bene per liberarlo. Sfera che finisce fuori di poco alla destra di Danek, che comunque è rimasto impallato sul punto di battuta. Attenzione il Sainz che prova a recuperare il pallone. Lancio di Laurora per Zaninetti che non riesce a tenere il pallone. Sarà rimessa in favore del Sestu. Cerca ancora l'imbucata qui la squadra sarda. Laurora che viene allontanato con forza da Ramon. Caruso, ancora il Sainz che prova ad andare a calciare, non trova spazio per aprire il punto di incrocio. Jacobuzio che ha lavorato sul laterale, Zaninetti cercato l'inserimento di Schusterman, prova a uscire il Sestu, Caruso tiene viva la palla nella metà campo sarda, uno contro uno del 14, Zaninetti frontale alla porta ma è distante e pressato, ancora Caruso, palla sul sinistro, si muove ancora il Sainz, la corsia di sinistra, la palla che viene presa da Danek che cerca un altro jolly. Non deve esagerare però il portiere del Sestu su queste cose, Dani, perché è vero che ha fatto gol nel primo tempo. Sì, sicuramente qua credo che più perché ormai c'era la propria squadra tutta ai 5 metri e anche tutta la squadra avversaria, quindi era più di alleggerimento. Lema che vuole un pochino più di ritmo da parte della sua squadra. Caruso, vediamo se trova una soluzione, cercato Zaninetti che è arrivato a calciare con il sinistro, tiro contratto, palla nelle mani di Danek. Attenzione, l'uno contro uno, esce bene l'Aurora a tenere vivo il possesso, grande giocata qui, uno contro uno di Schusterman, fermato, occhio al contro break da parte del Sestu che adesso torna a far già il pallone dietro approfittando di una pressione non fortissima da parte del Sainz. 1-2 in banda, pallone che arriva lì, ottima la chiusura qui da parte di Jacobuzio a evitare situazioni di pericolo peggiori. Sarà altro piazzato per il Sestu che con calma ancora una volta è riuscito a far girare bene il pallone. Sì, sì, perché ora ha capito che i Sainz stanno accelerando e di conseguenza si è messa in modalità sono pronto a difendere e poi a ripartire velocemente, cosa che secondo me i Sainz non hanno fatto oggi. Jacobuzio, imbucata
lunga, riesce a tenere impiazzato il Sainz. Zaninetti scambia con Caruso, lato corto, Zaninetti, vediamo se trova una magia, trova un altro angolo, il numero 7 in maglia bianca. Si arriva al 3, Zaninetti la alza verso Schusterman, che stava accarezzando l'idea di droppare al volo. Caruso, vogliono il rispetto alla distanza qui del Sainz. Caruso dietro per Schusterman, tiro ancora una volta deviato, sarà angolo. Difesa in 2-1-1, pallone fuori, Schusterman, altra deviazione, altro giro allo spot dell'angolo con Caruso col sinistro. Cercato fuori Schusterman, altra deviazione, si stanno immolando con tutte le parti del corpo i giocatori sardi in questa fase. Viene optato un timeout, diciamo, da parte degli arbitri. Col pallone dietro, arriva il pareggio del Sainz, ancora con... No, è autogol. Autogol, però il movimento è stato molto bello perché hanno incrociato Jakubowicz e Schusterman, si sono incrociati. Renan l'ha capito tardi questo incrocio, è andato a chiudere Schusterman e però poi non ha fatto altro che depositare, essendo in ritardo, e quindi con il petto verso il proprio portiere, quindi è lui che l'ha messa dentro, anticipando Schusterman. Però bello il movimento e l'incrocio. 5-5, risale la corrente il Sainz e arriva fino al punto del pareggio. Il Sesto che adesso sbaglia, Zaninetti! Grande rubata da parte di Giorgio Zaninetti, che poi da lì con il puntone del destro spacca la porta di Danek e fa 6-5, contro break devastante. Era partito bene, era partito bene, stava difendendo bene, stava tenendo il Sesto, poi sai, l'episodio è stato molto bravo i Sainz a portarselo come l'autogol, e poi però qua è stato molto bravo Zaninetti ad anticipare, a leggere l'intercetto, a metterlo in pratica, e poi sai, davanti al portiere non ti lascia scappare. Jakubowicz, pallone ancora per Zaninetti che invita Jakubowicz, la grande uscita di Dane che riesce poi a tenere il pallone dentro il limite consentito dal regolamento dell'area di rigore, evitare di prendere un piazzato e un giallo come era successo all'Aurora nel primo tempo. Ancora Sainz però che tiene il piede sull'acceleratore, ottimo al controbreak da parte del Sesto, Schusterman riesce a evitare che la palla arrivasse nella zona di Renan. Uno contro uno, invitato a giocare all'indietro il giocatore della squadra sarda. Pallone in angolo, ancora Ramon, stavolta ha provato ad andare lui con il sinistro senza inquadrare la porta di L'Aurora. 16-11 ancora da giocare, Daniele. Un contro break molto importante qui da parte del Sainz, che adesso vuole provare ad allungare con Caruso, calcia col piede meno nobile. Sempre 6-5 per il Sainz. Sì, sì, se già c'erano stati 9 gol nella prima frazione, la seconda non vuole essere da meno, e già ce ne sono stati 2 in 3 minuti. Difesa abbastanza allegre sotto questo punto di vista, con tantissimi episodi. Però sai, la voglia di vincere sta prevalendo ovviamente su quella di perdere, e questa cosa sai... Ma meno male! Per fortuna, assolutamente. Perché poi secondo me quando tu giochi sempre per vincere torni a casa sempre con meno rimpianti. Schusterman prova a liberarsi lui, non c'è deviazione questa volta, occhio qui al Sesto che prova ad allungare. Scegliono di giocare la palla corta con Kleber, pallone sopra la linea di difensiva del Sainz, non trova però la giusta connessione. Muove ancora Jakubowicz, pallone lungo e gestione sempre della squadra sarda, che occhio qui prova ad avanzare. Jakubowicz si immola insieme a Caglio per evitare che potesse partire un tiro pulito. Molto bravo Kaun, uno contro uno a prendersi sempre la sua banda e per poi andare a puntare, lui va sempre verso il centro piuttosto che anche verso la banda, non lascia veramente mai scampo. Anche qui è stato bravissimo Jakubowicz sul rientro.
Non è giocato fuori, questa volta la sfera ha un po' di coniglia al suo interno. Sì, però passano tutte queste palle dietro, tutte passano in mezzo. C'è quel triangolo lì davanti che è sempre, sempre messo male. Ma lì Dani è magari una scelta di accettare un tiro da così... Cioè, tu puoi anche accettare il tiro da fuori, e per carità è quello che oggi si fa, ma manca densità. Il tiro da fuori va bene, ma così in mezzo non deve mai passare. La palla può passare alta, la classica palla cioppata alle spalle, dove abbiamo visto dei discreti gol quest'anno, no? Quello di Fortini, quello di Cabeza dell'84. Sì. Però accetto quello, non posso accettare palle passate fra i tre. Occhio ancora a Jacobuzio che lotta, l'ultimo tocco e suo angolo per il Città di Sestu. Vediamo come lavora la squadra di Cocco ancora una volta. E tutto nasce però dal terzo, quello verso, diciamo, il pivot. Danek esce questa volta, l'Aurora che mangia in testa all'avversario che va giù, ha preso un colpo in bocca. Caruso si ferma. E allora sospensione del gioco a 14:44, 0-0 con i falli. Per ora si è pensato più a giocare. Ci sono stati più gol che falli. Sì, dicevo, il terzo è sempre quello messo male, sia come postura del corpo piuttosto che come posizione. È un metro fuori dalla linea e di conseguenza poi il centrale e il primo laterale non si adeguano a questa posizione, e secondo me il centrale è troppo sulla linea dei due, deve stare un filo indietro, quindi all'altezza del palo e anche un po' spostato verso il centrocampo. Quello ci sta, però bisogna difendere meglio, bisogna essere più pronti, e l'abbiamo visto anche con l'Italia. Abbiamo preso 5 gol su 7 da calcio da fermo, insomma, prima poi degli ultimi gol col portiere di movimento, quindi insomma bisogna difendere con più attenzione. Attenzione a Caruso, gli viene chiusa la linea di corsa. Andiamo a dare uno sguardo, Daniele, tra poco a quello che è i movimenti nel girone A di Serie A2, che è quello che riguarda il Sainz, perché l'Aosta sta vincendo 2-1 sul campo delle LD Fossano. Questo è, insomma, il derby. Questo, insomma, per carità, la partita è ancora lunga, non una buona notizia né per il Milano né per il Città di Sesto sicuramente. L'Aurora cerca Caglio, la palla non arriva a destinazione, muovono sempre bene il pallone su quella corsia di Sardi, cerca di uscire il Sainz dalla pressione offensiva della squadra di Cocco, che tra l'altro lo ricordiamo si potrebbe schierare in campo perché giocatore, perché è inserito anche come giocatore. L'Aurora qui a rispondere presente, se non sbaglio, sulla botta del solito Kleber. Sì, ed è passata comunque sempre lì, cioè anche qui la barriera predisposta sul laterale messa malissimo. Stanno disegnando proprio male sui calci da fermo. Prova a ripartire adesso il Sainz, corsia di sinistra, Zaninetti rientra sul sinistro, perde la connessione con il pallone, ma è ancora Caglio toccato, riesce a liberarsi, prova ad andare col sinistro, non passa il pallone. Occhio alla transizione da parte del Sestu, l'Aurora e la chiusura anche difensiva da parte di un compagno impediscono la ripartenza sul secondo palo. Zaninetti, Danek gli esulta in faccia, ha cercato il mezzo scavo qui Giorgio Zaninetti. Adesso squadre che si stanno un po' spezzando e manca ancora un'eternità. Squadre lunghe, come direbbe il buon Bruno Pizzul. Ora due da una parte e due dall'altra, e si gioca due contro due. Per carità, queste sono le cose che odiano gli allenatori. Conclusione da fuori da parte di Marabotti, che sta prendendo le misure, sta prendendo le coordinate. No, sono contento che sia tornato, e pensavo pagasse di più dal punto di vista mentale, invece ha fatto già almeno 6-7 anticipi piuttosto che... Oh, che bella palla recuperata. Occhio qui alla chiusura da parte di Caglio, uno contro uno in banda, cerca Zaninetti, trova invece Kleber che riallarga su Ramon, giocata che non riesce a passare, ancora uno contro uno, però blocco passivo l'Aurora, e vabbè, poi la chiusura a mettere via fuori il pallone da parte di Milani. Qua è stato bravo l'Aurora, perché era coperto. Qui secondo me Zaninetti deve venire in aiuto preventivo prima, deve venire a chiudere.
ancora il tiro dalla media distanza che viene murato. Difesa ancora a zona, Dani, da parte del Sainz su questo piazzato. Vediamo se... Speriamo che tutti facciano la zona, perché fino adesso... Pallone scodellato e questa volta... Facendo tutti quanti la zona, hanno chiuso la linea di passaggio e costringendo il sesto all'errore. Oh, attenzione, pallone brutto perso, lato corto, l'Aurora! Ancora, resta giù, sta giocando il Sainz, ferma tutto l'arbitro, giusto, perché è rimasto giù l'Aurora. È andato giù subito, non ha neanche più guardato la palla, e la palla era lì, quindi si è fatto sicuramente male. Credo che si sia fatto male laddove fa più male. Lì. Con adesso il pallone che verrà scodellato. Dal primo arbitro. Milani. Occhio al sesto che prova a passare, c'è il controbreak da parte del Sainz, prova a correre Marabotti, arriva però il fallo in questa azione con Zaninetti che aveva spinto la transizione, e Marabotti, dicevi giustamente tu, è rientrato bene e si vede anche da queste cose, da come accompagni l'azione, anche se era andato sul lato non per lui più congeniale, perché è un mancino puro. Sì, ma sta bene Pietro, si vede, sta proprio bene, ma l'ho visto subito dal primo anticipo che ha fatto, e lì mi ha fatto capire che lui è un ragazzo che questa cosa dell'anticipo non ce l'aveva. Lui, essendo stato molto abituato a giocare dietro, perché poi sai, è stato pescato dalla serie C2, quindi dove sai questa cosa dell'anticipo non c'era tanto. C1. Sì, prima in C2, poi C1, e poi dalla C1 lì ha iniziato. Destro! Danek ancora murato da Zaninetti. Spera che questa rovesciata! Wow! Veniva giù il palazzetto. Da parte di Caglio eravamo pronti a prendere, interrompere, andarcene via. Perché se Daniele Caglio fa un gol del genere, ma non guarda, perché lui... anticipo Marabotti. Marabotti ancora, vediamo un po' se... Però adesso c'è la controreazione da parte del sesto, che prova ad andare. Destro! Murato ancora da parte della difesa del Sainz. 12-12 da giocare. È una partita che è scoppiata letteralmente dal punto di vista tattico. L'Aurora in due tempi prova a far ripartire l'azione, sceglie di andare lungo questa volta su Milani, che controlla bene il pallone, la rigioca sulla corsia di sinistra. Caglio pulisce, Marabotti gestisce. Milani ancora, pallone che viene giocato su Zaninetti, trattenuto, Danek mette giù il pallone, occhio alla controtransizione da parte del sesto, pressa Milani, riesce a sgusciare, destro! 6-6! 6-6! Con un grandissimo gol! Questo Cao ha fatto un gol, ragazzi! Ha fatto una giocata qua sotto la nostra per liberarsi di Milani! Ha sparato una puntata sul secondo! Questo, ragazzi, non è un gol, questo è un super gol, complimenti. Mamma mia cosa stiamo vedendo oggi qua al Gambini, 6-6 con il super gol da parte di Cau. Per me è viziato da comunque una trattenuta su Zaninetti che... Sì, lo stavo dicendo, ci sta quella chiamata, poi però sai, il gol è completamente inventato. Attenzione, è entrata dura da parte di Caglio, che sta alzando forse l'intensità della contesa. Intervento duro, molto duro, però sulla palla piana. Mamma mia, sto ripensando al gol di Cau. No, ragazzi, è un gol di una difficoltà. Cioè, lui non è che è il primo che fa in carriera e sicuramente non sarà l'ultimo, per fortuna nostra, anche nostra di chi insomma ama semplicemente questo sport. Però è giocatore, c'è niente da fare. Non è giocatore. Eccolo qua che difende ancora il pallone, arriva il gol del 7-6 del sesto, dormita colossale da parte del Sainz, e i sardi si riportano avanti, Daniele. Sì, perché appena poi si fa un gol se ne fa subito un altro. Ormai la partita sta andando solo così, perché le squadre non si riescono a raggruppare. Quando prendono un gol vanno giù di testa forte, ma proprio di testa forte.
Segnato Ramon. Ancora Ramon, infatti, ha fatto bene il movimento di controllo del pallone. Ah, attenzione, altro errore da parte del Sainz, che riesce a guadagnare la rimessa laterale. 11-13. Sì, qua allora il gol nasce perché Marabotti ha cercato l'anticipo, ha tenuto molto bene col fisico Ramon, poi l'Aurora è uscito su questa palla, l'aveva presa, però purtroppo per i Sainz non l'ha trattenuta, e lì poi Ramon con il sinistro, la fortuna anche di avere il mancino lì, perché lì ovviamente un destro avrebbe fatto fatica a fare questo tipo di gol. Spinge Mauri, questa rimessa in favore del Sainz, non è d'accordo Cau, giocatore di una solidità pazzesca. Marabotti verso Schusterman, non riesce alla giocata 2. Tanto Milano sta vincendo 2-1 in casa con la Leonardo. Sicuramente il risultato importante per gli uomini di Sau, ma qui c'è ancora tanto da scrivere in questa partita dai mille più volti. Come l'impressione che non sia finita qua questa partita. No, così, qualcosa mi dice che mi sorprenderebbe molto il contrario. Sì, si stanno giocando solo queste tre gare, Pietro. Sì. Quindi LD Aosta, Milano Leonardo. Il pallone è giocato in area di rigore dal sesto con Ramon, che mette la palla sotto il sinistro, giocata fuori, ottima ripartenza, uno contro uno di Schusterman. Schusterman trova la porta. Qua è stato bravo Danek a chiudere lo specchio della porta. Qui Caglio ha aperto, anzi Caglio, scusate, sì, qua secondo me doveva cercare di saltarlo, perché ormai la chiusura dello spazio era stata gestita molto bene da Danek. L'Aurora accetta che il rinvio finisca in porta per rimettere in gioco lui il pallone. Ah, brutta palla persa qui da Mauri. Ancora il pallone giocato su Schusterman, la tiene in campo il Sainz. Marabotti, Caglio che è venuto qui sotto di noi a gestire il pallone. Marabotti per Mauri, ancora Marabotti. Sainz che deve rialzare il ritmo della contesa. Schusterman costretto a andare all'indietro, tiene in gioco il pallone, lo serve all'indietro per Mauri che cerca di trovare lo spazio. Schusterman vuole andare lui, non ci riesce, ottimo il control break da parte del sesto, chiusura momentanea, ancora Mauri, ora che resta lì, erroraccio, poteva essere di nuovo più due sesto. Vediamo se il Sainz qui prova ad andare a punire, perché le energie cominciano a scarseggiare nella squadra sarda. Contatto mi è sembrato irregolare su Caglio che finisce giù, per l'arbitro non è così, sarà semplice rimessa laterale per il Sainz. Situazione di prima, altra giocata illegale di Renan, che secondo tempo di meno, il primo tempo è stato completamente dominato dal numero 2 in rosso. Sfera giocata all'indietro su Schusterman che sposta Danek, che arriva il pareggio da parte di Luca Mauri, che è rimasto lì, ha aspettato il tocco giusto e arriva il 7-7. Allora ti dico, Danek io l'avevo visto nel riscaldamento che gioca troppo sulla linea, qui è troppo sulla linea, e cosa vuol dire questo? Che su questa chiamata, su questa spaccata sulla destra, devi anche saperla gestire la ribattuta, se la respingi centrale poi succede questo. Schusterman stava arrivando a tuono, gli spostano il pallone, non commette fallo, ma ancora Renan, palla sotto la suola del suo mancino, ha offerta fuori, ancora un tentativo che viene contratto dalla difesa del Sainz. Grazie Ramon, anche Ramon, giocatore di una tecnica, sì. 14 è veramente impressionante. Mauri qui ha fatto sentire la presenza, occhio all'errore da parte del Sainz, contro break sul secondo palo, non arriva il pallone a destinazione, infatti si Caruso si è autoproclamato proprio, si ha fatto una brutta palla, per fortuna che per il Città di Sesto, per fortuna per il Sainz il Città di Sesto non ha saputo approfittarlo. Il
esercizio di possesso da parte del Sainz, che adesso cerca con questa palla sopra verso Caruso, che viene sporcata dalla difesa sarda, però l'ultimo tocco è proprio di Valentino Caruso. Ora iniziano a essere anche un po' più stanchi i ragazzi di Mister Cocco. Cao era uscito 30 secondi fa stanchissimo, è dovuto già rientrare perché è riuscito un altro altrettanto stanco Ramon. Kleber, pardon, quindi iniziano a essere, stanchi, anche perché hanno giocato una partita tutto cuore, tutto polmoni, ma anche tanta testa e soprattutto tanta tecnica. Schusterman pressato, deve uscire, la rimessa però in favore del Sesto, deve alzare il livello d'attenzione qui il Sainz, perché ha già pagato dazio nel corso di questa partita sulle palle inattive. Ruotata qui uno contro uno di Kaug, prova ad andare, altro gol, ragazzi. Incredibile, mamma mia che sasso, 8-7 Sesto. Stanno applaudendo anche i tifosi di casa, hanno capito che questo non è un gol, questo è un super gol. Questo forse, se possibile, è più difficile, è più bello di quello di pochi minuti fa. Ragazzi, che giocatore questo Kaug, che giocatore, mamma mia, ha demolito l'incrocio dei pali. Credo che i gestori del Cambini debbano chiamare i Fabbri. Una bellezza, no, questo gol, Pietro. Posso dirlo? Non ce ne voglia il nostro amico De Freitas, ma qua abbiamo trovato uno che gli fa concorrenza. Sta una categoria sopra, non a caso. Altra palla che viene cercata alle spalle della difesa sarda da parte di Caruso. Mauri, Caruso. Jacobuzio cerca di trovare una verticale che non passa. Caruso. Mauri cerca di andarsene in isolamento lui. Fa passare il pallone. La gestisce Schusterman. Caruso, Jacobuzio. Ancora Schusterman. Non si deve abbassare, secondo me, la Città di Sesto. Deve tenere un po' più alta questa linea, altrimenti... Palla giocata dentro, c'era un blocco su Schusterman che recupera il pallone, lo spara verso la porta del Sesto. Volevano un contatto falloso, c'è un giocatore che rimane a terra. 7-18, 8-7 per il Sesto. Sì, perché Kleber è stato colpito proprio ad una mano da questo tiro di Schusterman. Però dicevo, il Città di Sesto non si deve schiacciare così tanto, perché poi, sai, i bianchi hanno calcio, hanno individualità, hanno molto bene la gestione, la ricerca del pivot per poi andare al rimorchio. A proposito di pivot, è entrato Personelli, insomma, al primo tempo qualcosina ha fatto. Vediamo come muove questo pallone il Sainz, cercato ancora Personelli, che è tornato in area di rigore, spera che viene coperta per l'uscita di Danek, che rimette in gioco il pallone. L'Aurora qui trova il rinvio che finisce fuori. Danek ha fatto un cenno ai suoi toccandosi la testa, evidentemente vuole andare alla spizzata. Sfera che colpisce il pallone, resta in gioco ancora il Sesto, che resta in possesso palla offensivo, prova a uscirne qui il Sainz. Jacobuzio, vediamo se attiva il motorino, sbaglia però qui l'imbucata, ancora il Sesto sulla corsia di sinistra, occhio all'isolamento, pallone che finisce fuori e sarà rimessa in favore del Sainz. 6-45. Si va sulla parte opposta, ancora il tentativo da parte di Zaninetti, contro Brecchio che non riesce. Cau si rimette in isolamento, cerca di convergere verso il centro, ha già dimostrato di poter far molto male. Prova la ripartenza adesso il Sainz, non trova però la coordinazione giusta Caruso per far andare il pallone. Spera che tocca il soffitto del Cambini, sarà rimessa a trarre per il Sainz. Dani, 6-25, più uno, tra quanto il power play? Ma io credo che invece Danilo Lemma aspetti un po', perché comunque la squadra c'è, e poi secondo me il discorso del power play fa, non dico rifiatare, però li fa tenere chiusi, e loro è una squadra che quando gioca chiusa secondo me difende molto bene, quindi io lo manterrei ancora per altri due minuti almeno. Zaninetti, Caruso non tiene in gioco il pallone, rimessa a Sesto, anche perché nessuno dei due allenatori ha chiamato il time out per ora, quindi c'è anche questa chiave
altra conclusione dalla media distanza. Vediamo se prova a ripartire per Soneni, che ha già fatto due gol all'interno di questa partita. Jacobuzio per Caruso, in banda verso Zaninetti, palo! Ha trovato una magia con deviazione Giorgio Zaninetti, e allora sarà angolo per il Sainz con Caruso che va a batterlo. Zaninetti va lui alla conclusione, Jacobuzio cerca Zaninetti, occhio alla ripartenza, interviene ancora molto bene Francesco Jacobuzio, che poi difende la sfera, torna all'indietro, si passa dall'Aurora che riesce a sputarla verso Caruso, prova il Sainz a uscire palla al piede ed arrivare nella zona calda. Zaninetti imbucata, Danek su deviazione, sulla deviazione bellissima l'imbucata di Zaninetti a cercare il centro, Matteus l'ha deviata, è stato molto bravo Danek perché sta andando alla sua sinistra, mettere il gambone sulla destra. Pallone scavato fuori area, provato la conclusione Zaninetti che si dispera perché ha avuto tutto lo spazio per potersi coordinare meglio il set. Secondo me la palla era un po' troppo indietro, doveva essere data un po' più verso il centro del campo, un po' più morbida. Danek, rilancio lungo, spostato Marabotti e arriva il fallo. Punizione per il Sainz, 5-10, ancora 7-8 il parziale per il Sestu. Squadra sarda che adesso torna a punzecchiare. Ora vuole giocare con il cronometro. Danek. Appena chiamato time out, Mister Cocco. Lungo rilancio, Marabotti di testa, la mette giù, prova a passare, occhio alla ripartenza, ha cercato di spendere il fallo, non c'è riuscito per Soneni, aperto sulla sinistra, non arriva la deviazione, ancora l'Aurora. Marabotti. Non ha un appoggio. Lo trova adesso, pisata ancora per Soneni, Caglio, Marabotti, Zaninetti, Caglio adesso in posizione di ultimo. Caglio prova a partire lui, cerca l'imbucata su Zaninetti, rimessa laterale in favore del Sestu, time out a 4:15, 8-7, time out per rompere l'inerzia del Sainz, che magari per adesso può pensare anche veramente, esatto, al portiere di movimento Danilo Lemma. Sì, ora ci sta, anche se non vedo nessuno con la casacca del portiere, quindi credo che continui così, anche perché le occasioni le sta creando. Sì. Questo time out però aiuta secondo me Danilo Lemma, perché ora può già impostare il proprio time out con il portiere di movimento e eventualmente se ne può tenere uno lui. Bisognerà vedere poi, sai, come si adegua alla difesa del portiere di movimento il Città di Sestu, se difende con un 2-2 piuttosto che con un 1-2-1, e insomma ci... siamo curiosi. Allora, sono cambiati dei parziali perché la Lady Fossano l'ha ribaltata 3-2, 1-1 tra Alto Vicentino e Lecco. Vediamo anche uno sguardo in Serie B nelle gare delle 15, perché la Domus vince 2-1 in casa contro il Val di Lans e il Leon momentaneamente, da quello che ci arriva, sta vincendo 1-0 contro il Fuxianitz. Di certo sorprende meno la vittoria della Domus Bresso in casa con il Val di Lans, un po' di più quella del Leon in casa dei Nicesi. Tanto poi in settimana ci saranno recuperi che stabiliranno anche i playoff sia di Serie A2 che di Serie B per quanto riguarda l'accesso alle finals, che lo ricordiamo si giocheranno a Policoro. Sì. Ormai la formula è quella delle finals, le final eight sono un qualcosa di magico, secondo me c'è un qualcosa che va oltre alla singola partita, alla singola finale. È un evento meraviglioso. Danek, pallone che arriva all'Aurora, che va al rilancio, intercettato, occhio a Kleber che muove il pallone sulla corsia di destra, non c'è fallo a mio modo di vedere sull'intervento di Caglio, e anche così per il primo arbitro. Pallone che resta lì in area di rigore, la chiusura da parte di l'Aurora, anzi no, che comunque gli ha chiuso l'angolo di tiro. Qui ha rischiato tantissimo il Sainz, perché a 3:53 Zaninetti. Vediamo se si mette in proprio. Zaninetti cerca di dare soluzione sulla corsia sinistra, il tiro deviato, angolo, nuovo massima pressione per il Sainz, che ha messo dentro Dani tutti i bombardieri sostanzialmente. Zaninetti, Schuster, Marabotti, insomma direi che... Il 7 e l'8, chi va a calciare? L'8. Infatti così, con la scavata, Schusterman, pallone che
non arriva, però Pulito la conclusione, lo tiene vivo l'argentino, uno contro uno, palla sotto la suola, sparisce, c'è, non c'è, in due lo fermano, contatto, rimessa laterale. Una buona gara secondo me Schusterman, tolta la prima rotazione, quindi i primi quattro secondo me non li ha giocati bene, poi dopo ha fatto una signor gara. Si chiama fuori Zaninetti, tocco corto per Marabotti che stampa il pallone sul corpo, l'avversario si lamenta, Luca Marabotti forse per la distanza dell'avversario, che è un metro dietro la linea verde. Loro sono sulla linea verde. Pallone imbucata, cercata ancora la giocata di Schusterman, resta lì il pallone, Caglio lo difende e sarà ancora possesso Sainz. 3:27. Suolata di Marabotti, il campo però è finito. Allora possesso dei sardi. Con Danek che va a recuperare il pallone. Dovrebbe. Il vantaggio di questo sport è il tempo effettivo che non consente troppe furbate. Attenzione, il contatto con la mano e infatti è così. Chiedeva una spinta Renan, che l'ha portato poi al fallo di mano. Marabotti, Caglio, Marabotti cerca di girarsi Zaninetti, spera che resta lì Schusterman, che compare adesso nell'inquadratura, prova ad andarsene. Zaninetti gestisce il pallone, il 7 sterza, va sul destro, prova a trovare un colpo che però gli viene murato. Eccolo qua il portiere di movimento. Portiere di movimento per il Sainz. 3 minuti. Allarghiamo anche l'inquadratura per consentire una visione migliore di quella che può essere il giro palla. Lo fa Caruso. Girata su Jacobuzio che si mette in posizione di regista. Inizia la danza del portiere di movimento. Piramide per i Sainz. Pallone in angolo, Danek la ferma, evitando situazioni peggiori. Caruso, limite, sinistro ancora Danek a respingere, occhio che la porta è vuota. C'è però il recupero da parte del Sainz, che può comunque spendere dei falli volendo. Pressione altissima adesso della squadra di Lemma. Giro palla del Sestu in maniera perimetrale per tenere larga la pressione del Sainz. Ottima gestione qui da parte degli uomini di Quacco. Intervento e sarà piazzato per il Sainz, quarto fallo del Sestu. Rimangono a terra. Questo era giallo secondo me nel momento che fischi fallo, perché il portiere, l'attaccante sta andando verso la porta sullo soletto. Fallo volontario da dietro. Caglio andato a parlottare con l'arbitro. Tanto incominciano a sbloccarsi un po' di parziali. Segnato 2-1 il Leon sul campo del Nizza. L'Orange vince 1-0 in casa contro il Videoton. Mentre non arrivano aggiornamenti per ora da 3:60 Mantova. Bella partita. La squadra che ha messo più in difficoltà secondo me all'andata il Mantova, la squadra di Mister Podda. Assolutamente sì. Ha fatto una gara al Palaneolù. Il 3:60 vince 1-0 col Mantova. Ah, ecco, infatti. 1-1 tra l'altro Vicentino e Lecco, e 0-0 ancora nel derby tra Arzignano e Verona. Tanto il 3:60, altra squadra di assoluta caratura per giocatori, tecnico e ambizioni. Di poter arrivare quest'anno o il prossimo. Sì, sicuramente la 2 quest'anno ha una fucina di squadre, di roster insomma veramente importanti, tra giù nel Lazio, insomma Pomezia sicuramente la fa da padrone insieme all'Eco City. Insomma si va per almeno 6-7 squadre. Tra l'altro Dani, da quello che, dagli spoiler che si vocifrano mentre c'è ancora il giocatore del Sesto a terra. Sì, perché l'arbitro è curioso, gli sta dicendo alzati perché devi uscire, non puoi stare tutto questo tempo fuori. Ha ragione. Esatto. Di base. E arriva anche il giallo per Matteus. Matteus, sì. Il numero 10 che ha preso una brutta botta, ha detto qualcosa all'arbitro. Ti dicevo,
dagli spoiler che stanno arrivando in merito a quello che potrebbe essere la rivoluzione, la riforma dei campionati, questa potrebbe essere una delle ultime A2 che raccontiamo così com'è, perché potrebbe essere inserita la A2 Elite per quelle società che si devono preparare al salto in Serie A. Secondo me è una cosa saggia, nel senso si è passati da una A2 a due gironi un tempo, ad una A2 ora a quattro gironi, dove inevitabilmente secondo me un po' la qualità è scesa, e tra A2 e A1 non c'è un gradino ovviamente, ma c'è una scala veramente ripida e veramente lunga, quindi secondo me un qualcosa di preparativo per la A1 ci deve essere. Torniamo però in cronaca, perché mancano 1.58, Sainz che muove il pallone col portiere di movimento, Caruso ha ricevuto da Iacobuzio, Zaninetti risale, Caruso va in angolo, Iacobuzio, Zaninetti va da Caruso, che però non è rientrato col corpo verso la porta, si cerca di liberare Schusterman probabilmente per il tiro o Caglio per la chiusura del palo. Zaninetti prova a forzare lui la giocata, rimessa ancora in favore del Sainz, 97 secondi alla fine. Ha fatto una grande partita, al di là di come dovesse andare, no? Al di là di come dovesse andare questa squadra oggi, ha dato tutto, e mi riferisco alla squadra sarda, ha fatto una grandissima partita con poche rotazioni, perché hanno rotato in tre, quindi sai, con tre cambi, sette, riuscire a mantenere un livello qualitativo così alto, ma anche a livello di testa, cioè loro hanno giocato bene di qualità oltre che di piede e di testa, che è la cosa che mi ha sorpreso, perché poi sai, è stata una partita piena di saliscendi, piena di alti e bassi, e loro sono stati sempre squadra, anche quando hanno preso quell'1-2, quel jab di Personeni a fine primo tempo, piuttosto che quell'1-2 del secondo tempo, autogol e Zaninetti, loro sono rimasti sempre tranquilli, hanno continuato sempre a giocare il proprio futsal, sempre una pressione molto alta, hanno anche saputo difendere all'interno dei propri 13 metri. Credo che oggi, al di là che ora se i Sainz pareggino, addirittura la ribaltino, piuttosto che si ritorna in Sardegna con la consapevolezza che questa squadra si può salvare, perché veramente ci ha fatto vedere oggi una grande, grande, grandissima partita. Allora Dani, questo time out a cosa può essere servito? Che giocata deve trovare il Sainz? Perché secondo me deve cambiare questo. Allora, sta giocando con questa semipiramide spagnola, il lato forte lo va a creare a sinistra, ma le distanze non ci sono. Devono aprire il perimetro, eccola. Occhio! E arriva il gol del 9-7 del Sesto, che trova il nuovo +2 su questo power play, ed è un gol importantissimo. Perché un altro che ha giocato, Kleber, è Kleber una partita oggi, ragazzi, sai, 37 anni, avrà avuto un minutaggio di 25-28 minuti, ma però brutta, mamma mia, brutta la gestione, poi un pallone un'altra volta pigro alla Schusterman, si mette in proprio Danek, che adesso ovviamente si esalta, perché sul +2 sa di avere anche grosse responsabilità, ma è anche più sereno. Schusterman ancora, calcia da metà campo, spera che non arriva a destinazione. Vediamo che il Sesto accetta di aspettare il Sainz nella propria metà campo. 57 secondi alla fine. Schusterman, messo lui questa volta in posizione di regia. Zaninetti non trova spazio, Schusterman imbucata in angolo, Caglio non arriva alla chiusura del secondo palo. Vogliono la deviazione quelli del Sainz, non sono d'accordo gli arbitri. Rientra Caruso, sarà rimessa laterale per il Sesto, 44 secondi al termine. L'Aurora con le mani, il portiere, contatto, fallo su Iacobuzio, quinto fallo, giallo per Kleber. 38 secondi e mezzo, Dani. Guarda, questo è uno sport assurdo, lo sappiamo bene, ne abbiamo visto di ogni. Però quello che secondo me sta facendo un po' più la differenza ora, e mi fa pensare che questa partita sia finita sul +2 del Sesto, è la voglia. Mi sembra che c'è molta più voglia di difendere questo +2 che di vincere. Credo che il morale dei ragazzi di Sterlemma sia un po' sotto i tacchi. Schusterman, Caruso, palla in banda,
si torna indietro, Schusterman calcia, Danek ancora a dire di no, vuole andare in porta e non ci riesce per poco. Ha cercato una clamorosa doppietta il Io non avrei calciato, Pietro, l'avrei, perché sennò così gli ridai subito la palla, avrei continuato a gestire. Però guarda cosa fa la squadra di Cocco, alza la pressione, esce bene Caglio venendo a giocare tra le linee. Occhio Jacopuzio, calcia Caruso! 8-9! Però è per quello che non devi calciare, capito il concetto? Che tu da portiere devi capire che mancano 30 secondi, ormai è tardi, ma non devi calciare. Lì la devi giocare, far giocare, 9. Perché sennò dai un'altra chance agli avversari. 9 secondi alla fine, Daniele. Qua il miracolo può essere o una rubata o il Sainz si fa fare fallo subito. Esattamente, però credo che ora si possa far dare la palla. Si possa far dare la palla a Kau, uno che la palla la sa gestire. Pallone allontanato. La zona di Caruso, vediamo se va la spizzata lunga. Giocata direttamente in porta. Danek la fa uscire 8 centesimi di secondo. E il sesto clamorosamente arriva a espugnare il Cambini, nuova casa momentanea del Sainz Pagnano, con una partita dove gli uomini di Cocco sembrano aver preso il mirino sulla porta. Avranno fatto 15 tiri in porta, hanno fatto 9 gol. Hanno fatto, oltre ai 9 gol, hanno fatto una partita di tanta sostanza, tanta solidità mentale, dove poi sono uscite fuori le individualità, però, perché questa squadra ne ha tante di individualità, con un Cau, secondo me, soprattutto per la tipologia di gol che ha fatto nei momenti che contavano, perché in quel momento lì il sesto era un po' alle corde, lui con il suo talento smisurata se l'è portata dalla propria. Siamo arrivati in chiusura di questa diretta, e allora da Pietro Mazzara e Daniele Mennini è tutto, ci sentiamo sabato prossimo per Sainz Arzignano, sempre alle 14.30 qui dal Cambini. Ciao.